Parroco di allora, io ero molto perplesso, ma allora sai, ero ragazzino, eccetera, una roba del genere, e lui mi fa, puoi mettere, se la butto giù questo parete qui, la chiesa diventa più grande. Ma Bobbio ha quattro chiese in funzione e tutti i vari preti bobbiesi mi hanno detto che per loro il fatto di avere quattro chiese a Bobbio è un peso, perché ne basta una. E bisogna mantenere le quattro e non c'è niente da fare. San Colombano perché San Colombano, il Duomo perché è il Duomo, la Madonna dell'Aiuto davanti all'ospedale perché la Madonna ci ha fatto i miracoli all'inizio del 600, e poi vabbè, quella di San Lorenzo che è dietro a San Colombano, quella lì serve, la tengono le Gianelline come loro oratorio, prima era sede di una confraternita. Vabbè, che la teneva, insomma, ci andava a dir messa appunto il mio prozio Ballerini che abitava qui da Batte, così. Ma visto che c'è, la tengano pure in piedi, per carità, non è quello. Ma prima ce n'erano molti di più, sono state soppresse almeno altre quattro chiese, sono state fatte fuori. Immagino una città che è fatta così. Ci sono poi qualche oratorio privato, tipo quello di Malaspina, quello su anche al castello, che credo che così, poi forse qualche un'altra adesso non ho ben presente, ma non so neanche se vengono officiati, se vengono tenuti. Se ha voglia vai in chiesa per i fatti suoi.